Allora, abbiamo poi, dopo passiamo subito al sito, però la cosa importante era che abbiamo fatto, diciamo, le lettere di riconferma ai comuni che sostengono il Chiara. Oltre Luino c'è Azzate, c'è Tradate, c'è Gazzada Schianno e poi cosa abbiamo? Azzate, Gazzada Schianno, Tradate. No, Tradate sono quelli che ci aiutano, chiedendo un contributo un po' più sostenuto. E Varese sì, però ho già detto, il primo. Ecco, è un contributo un po' più sostenuto, per cui abbiamo qui in rappresentanza del comune di Azzate l'assessore Beraldo. Sì, e la Prolocco e con la consigliera Prolocco. Quindi non sempre insieme perché l'unione fa la forza, è quello che io dico anche a Luino. Cercate delle altre realtà. Se non avete dei fondi, cercate voi lo sponsor per voi. Insomma, se no non possiamo poi. Per noi veramente è una grossa fatica andare in situazioni di altri comuni per avere proprio una briciolina. Allora o si crede nel Chiara o se no pazienza, si crede in altre cose. No, non ci credi. Tanto il premio Chiara è già iniziato da un pezzo, noi, perché noi quest'anno abbiamo coinvolto già le scuole grazie all'iniziativa del Magic of Patch, che ho già visto all'opera, che ha avuto un grande successo per la scuola. E quindi secondo me è bella questa evoluzione, perché abbiamo coinvolto nel territorio anche soprattutto i bambini, che magari erano più distanti dall'iniziativa. Con questo che è già iniziato un paio di mesi fa, apportano una nuova linfa e questo è molto bello, la partecipazione dei bambini, e vedremo poi i risultati. Per il resto, i nostri fondi sono sempre di natura pubblica, non da sponsor, ma ce la facciamo, perché la nostra politica è quella di non aver mai tagliato sulla cultura, e il premio Chiara, soprattutto l'anno scorso, con la presenza di Sgarbi, ha portato, insomma, il nostro teatro è sempre pieno. Ecco, perché noi facciamo sempre questi eventi nel teatro sociale, perché è legato facilmente, adesso aspetto Gervasini che ha l'idea già del cinema, di vedere cosa ci dirà, e quest'anno invece abbiamo fatto un evento su Sacromonte con Vittorio e Elisabetta Sgarbi. Dottor Merletti, ufficio scolastico provinciale di Varese, sostiene, diciamo, da sempre col premio Chiara, il premio Chiara Giovane. Abbiamo in rappresentanza la professoressa Benetti, se vuoi dire qualcosa. Sì, quello che è stato detto fino ad ora riguardo alla valenza di questo premio non richiede un'aggiunta di encomi. La collaborazione con l'ufficio scolastico penso sia storica, sì. Lei conferma tutto questo. Quando si tratta di fare cultura o di avvicinare i giovani alla cultura, quale migliore occasione, possibilità di questa? Con ciò che lei ha detto prima, cioè anche l'aggiunta del premio Bimbi, vediamo di fare cultura in un modo nuovo. Ora le metodologie ci dicono trovate altri modi per avvicinare i giovani a ciò che è il testo scritto, alla letteratura, agli autori. E vedremo se troveremo anche tra i giovani allievi, sì, diciamo, la fascia di età 8-11 anni, sì, si rivolge proprio a coloro che frequentano la primaria, quindi gli istituti comprensivi della città di Varese, e ho visto è esteso anche ad alcuni istituti della provincia, solo quelli che ci hanno aiutato negli altri anni, certo, nonché anche ad alcune scuole paritarie, sì, quindi trasversalmente, certo, copre l'istruzione sia statale che paritaria. Ecco, speriamo di trovare tra di loro anche bambini che si avvicinano con la produzione e magari rivelano delle doti che li avvicinano anche ad essere un domani degli autori. Quindi comunque l'appoggio è in questo senso, lo è anche nella diffusione, nella divulgazione assolutamente di questo premio, come è sempre stato fatto, e vedremo un po' che cosa nascerà anche in termini, torno a dire, di produzione da parte dei bimbi. Quindi grazie. Sì, non è mai tanto facile, io vengo poi dal mondo della scuola, entrare nel mondo dei professori e delle maestre. Quando qualcosa arriva dall'alto, devo dire, non è mai preso tranquillamente. Ecco, sono sempre i programmi che poi si portano avanti determinate cose. Gervasini, vieni dentro che si sei arrivato in ritardo. Sei in mezzo. Lì c'è la tua sedia, che così dopo ci parliamo di cinema e ci divertiamo un po'. Però sono tutte cose serie, per cui avere una lettera, avere un aiuto dal dirigente, diciamo, scolastico, l'ufficio scolastico di Varese, e adesso lo avremo anche per la Lombardia, perché quando siamo andati all'Expo hanno visto questo discorso, hanno detto vi aiutiamo anche noi, è importante, perché arrivare una lettera alla preside dicendo, perché non è che si vuol fare del premio Chiara Giovani dei lavori di classe,
no, io non voglio il lavoro di classe. Ecco, Bertoletti, sindaco del comune di Gazzara Schianno, vieni a sederti qua da qualche parte. Sì, ok, mettilo lì vicino a Fabio. Ok, benissimo. Grazie Cristina. Per cui dicevo, è importante perché non facciamo un lavoro di classe, però basta dare ai ragazzi il volantino. Il volantino che dice, adesso poi parlerà un attimo per Giuseppe Battarino e per la giuria Andrea Giacometti per quello che sarà il tema. Divulgare. Ugualmente per le scuole, dopo parliamo per il Chiara Bimbi, sarà divulgare questa situazione e è importante soprattutto per i bambini delle elementari, i bambini piccoli, sentire la storia, per cui raccontare le storie, i bambini immaginano, inventano. Ritorniamo a un discorso manuale, vi farò vedere il lavoro. Abbiamo qui Paolo Quattrini che ha realizzato questo libro per la De Agostini. Cioè, la De Agostini aveva un fondo piuttosto grosso, per cui io e mio marito abbiamo consegnato 400 scatole di questo regalo per Natale e 4.000, dammene uno, 4.000 pece a tutti i bambini, dammene uno solo, ma questo, ecco. E questo qui, dopo vi faccio vedere cosa diventa, ecco. Per cui è un ritorno alla manualità, è un ritorno ad avere un personaggio inventato che è del mondo animale, ma può essere anche un altro mondo.